Abbiamo convocato d'urgenza questo comitato perché questi episodi che si sono verificati non vanno sottovalutati, ci deve essere una risposta immediata in termini di prevenzione. Abbiamo voluto condividere con le associazioni di categoria, ringrazio l'Unione Industriali, la Camera di Commercio che hanno partecipato alla riunione, ci hanno dato anche la loro collaborazione. È necessario far passare un messaggio forte, che lo Stato c'è, che le attività investigative sono in corso e confidiamo che producano risultati, che c'è un'attività di controllo del territorio attenta, che è stata fortemente implementata a partire da quest'estate con risorse consistenti che andremo ad incrementare ulteriormente. Abbiamo anche definito nella riunione di oggi un rapporto di collaborazione con il mondo imprenditoriale anche per incrementare i sistemi di videosorveglianza sui cantieri, sulle attività produttive, sulle attività commerciali. Quindi vogliamo lanciare questa parola d'ordine, non ci si deve piegare all'intimidazione mafiosa, si deve denunciare, si deve collaborare. Io sono certo che il mondo imprenditoriale di Catanzaro è su questa linea. Alcuni di questi imprenditori avevano già denunciato e hanno fornito in passato un'importante collaborazione. Allora, questo è oggetto di approfondimento investigativo. Qua noi ci muoviamo su un piano preventivo, l'attività investigativa della Polizia Giudiziaria. Vedremo quel che emerge. Vanno approfondite le vicende che abbiamo avuto ultimamente. Guardi, sono aree che sono fortemente controllate, sulle quali c'è una grande attenzione, non soltanto in termini di attività repressiva, di controllo del territorio. Voglio ricordare che ci sono stati numerosissimi arresti, c'è un'attività di controllo del territorio molto attenta, c'è anche un focus di tipo sociale, perché riteniamo che sia, secondo anche le indicazioni che ci arrivano dal governo e dal Ministero dell'Interno, riteniamo che sia importante anche sviluppare iniziative di carattere sociale per riqualificare quelle aree. Va bene, grazie. Grazie.